Buongiorno a tutti, oggi parliamo di calamari e precisamente di calamari a traina. La pesca a traina a calamari è una pesca che per me, diciamo, è iniziata tantissimi anni fa. Ero giovanissimo, non voglio dire di essere stato l'inventore di questa pesca, ma comunque uno tra i primi a livello italiano a effettuare questa tecnica. Mi ricordo che modificavo gli artificiali. Chiaramente quelli da traina muniti di ancorette, le modificavo con i ciuffi per prendere calamari, perché mi accorsi che il calamaro era attirato veramente dal movimento degli artificiali. E oggi in commercio ci sono tantissimi, tantissimi artificiali da calamari. E questi modelli qua che andremo a vedere, li ho realizzati personalmente con l'azienda Tubertini e la Seika, un marchio distribuito appunto da Tubertini. Hanno dei particolari molto, molto accattivanti, molto attiranti, diciamo, hanno un potere attirante verso questi cefalopodi veramente notevole. Analizziamo gli artificiali, poi passeremo anche a vedere la costruzione della lenza con le misure e come deve essere fatta la pesca. Abbiamo quattro modelli di artificiali, dal Minnow Squid 48, con quattro colori, il Minnow Squid 88, anche questo con quattro varianti di colore. Abbiamo il Minnow 157, anche qui abbiamo la scelta su quattro colori, e il Minnow 175, il più grosso della serie. Allora, le particolarità di questi artificiali. Innanzitutto è un prodotto valido e realizzato proprio per fare la pesca specifica ai calamari. I cestelli sono giapponesi. L'importanza di avere un cestello giapponese è di fondamentale importanza nella pesca al calamaro, in quanto il calamaro, avendo una carne molla e comunque poi tira anche quando viene allamato, soprattutto se è un calamaro di grandi dimensioni, tende a lacerare la carne e quindi si perde il calamaro nel recupero. Cestello giapponese, siccome è fatto in una maniera migliore, con materiali più all'avanguardia, più tecnologici, fora meglio e non taglia i tentacoli del calamaro. Tutti gli artificiali hanno nel proprio interno delle sfere metalliche che aumentano il potere attirante in pesca. Vibrando l'artificiale e queste sfere, praticamente sbattendo all'interno dell'artificiale che è vuoto, emettono un rumore che attira i cefalopodi. Quasi tutti hanno una linea fosforescente sul ventre. Sul ventre vi è una linea fosforescente, altro particolare che attira i cefalopodi. Vediamo adesso come vanno montati questi artificiali e la lenza che occorre per farli lavorare nel miglior modo. Allora, all'inizio, quando è stata, diciamo, messa a punto questa tecnica di pesca, io la facevo, avevo 16 anni, avevo un gozzettino e chiaramente si è iniziato dalla base, un artificiale. Cannina, va bene, e si faceva la traina classica, due nodi e mezzo, massimo 2 nodi e 8. Le velocità sono quelle le ottimali, diciamo da 2 nodi, 2 nodi e 2 a 2 nodi e 8. Si usava un artificiale solo, va bene. Poi piano piano abbiamo incominciato a metterne di più sulla lenza. Allora siamo passati a una pesca con la lenza a mano, sempre con un sistema di una canna, ma una canna con un mulinello che serve solamente nel caso che si prenda più calamari o che si agganci il fondo e quindi è provvista di una frizione per poter filare e non perdere né i calamari e né la lenza se rimane accidentalmente sul fondo. Dicevo, oggi abbiamo messo a punto dei sistemi dove si pesca anche con 5, 6, 7, 8 artificiali sulla stessa lenza. Ora, a seconda delle caratteristiche dell'artificiale, della paletta più che altro, l'artificiale può essere collocato nel mezzo della lenza o in ultima fila. In ultima fila perché? Per essere collocato, diciamo, nel mezzo alla lenza, e quindi è una lenza che viene chiamata normalmente trenino, perché ci sono questi 5, 6, 7 artificiali tutti in fila che
vengano praticamente trasportati dalla barca e si muovano in maniera accattivante. E nel trenino dobbiamo, nel centro del trenino, dobbiamo collocare degli artificiali con una paletta più affondante, in modo che l'artificiale non venga a trovarsi a contatto col trave. Ad esempio, in questo caso il Minnow Squid 48 non è un artificiale idoneo da trenino nel mezzo, ma va collocato in ultima posizione perché ha una paletta meno accentuata rispetto allo Squid 88. L'88 ad esempio è un artificiale, facciamo un esempio, l'Enza ha 5 artificiali con un artificiale terminale e 4 in linea nel mezzo alla lenza. Allora, i 4 in linea in mezzo alla lenza collochiamo il Minnow Squid 88 e per ultimo possiamo mettere il 48, perché il 48 affonda meno dell'88 Squid. Ad esempio, il 175 è un artificiale che va collocato in ultima fila nel caso che si usi il trenino. Chiaramente, se usiamo il singolo, possiamo tranquillamente posizionare qualsiasi artificiale vogliamo. Altro artificiale che possiamo collocare nel trenino è il Minnow 157. Questo è un artificiale con una paletta più pronunciata, quindi affonda di più, fa un movimento più rapido, più nervoso, e questo va benissimo nel trenino. Nella parte, diciamo, non, questo funziona benissimo da tutte le parti, anche nell'ultimo nel terminale. Però nel terminale mettiamo questi tipi di artificiali qui che hanno un movimento più lento e quindi invogliamo maggiormente calamari in quel momento lì. Vediamo adesso anche un'altra collocazione di questi artificiali che posizioniamo in ultima posizione, diciamo, nel trenino. E l'altra collocazione è quando si usano degli affondatori tipo stimme o affondatori simili. Questi artificiali, facendo meno attrito, non fanno salire praticamente l'affondatore, quindi sono idonei anche per pescare. Molti pescano ad esempio con un artificiale e l'affondatorino tipo stimme, va bene, il classico, va bene. E questi artificiali, il Minnow 48 e il Minnow 175, sono ideali per realizzare quel tipo di pesca. Analizziamo adesso la lenza per pescare i calamari a traina, com'è fatta. Allora, vi è un trave abbastanza grosso di diametro, 0,50-0,60, l'importante è che sia un filo morbido, perché va lavorato, quindi va buttato in barca, quindi ci vuole un filo morbido. Io in questo caso uso il Tatanka Evo Silver, un fluorine che mi dà veramente ha delle caratteristiche particolari di morbidezza anche nei diametri grossi. Ad esempio questo è uno 0,50, è un filo morbido, un filo che si stende bene, una volta che è in pesca lavorato, un filo che rimane veramente morbido. Allora, il trave si fa con lo 0,50 e i finali vengono realizzati con uno 0,30, perché anche in questo caso uso sempre Tatanka Evo, un filo che mi trovo veramente bene per fare diversi tipi di pesca, tra cui ci pesco anche i calamari. È un fluorine, è un ibrido fra il fluorocarbon e il nylon, quindi mi dà un'invisibilità maggiore rispetto al nylon. In questo caso non occorre usare dei fluorocarbo puri, sarebbe, diciamo, un costo eccessivo, un costo sprecato, diciamo. Un fluorine è più che sufficiente. Gli artificiali vengono collocati a un bracciolo lungo circa 70-80 centimetri. Praticamente vi è il trave, ora vediamo anche come viene fatta la costruzione. Il trave, e dal trave partono, esempio, 5, peschiamo con 5 artificiali, partono 4 braccioli collocati con delle perline che dopo vedremo, e per ultimo c'è l'artificiale. Quindi sono 4 derivati e uno, diciamo, finale. Vediamo adesso come è fatta questa lenza. Allora, utilizziamo delle perline, io utilizzo le Oval B, che sono delle palline forate, delle sferette in policarbonato, trasparenti, forate a 4. Non uso girelle, perché questo sistema qua scarica meglio e poi è leggerissimo in acqua. Thank you.
la perlina che viene fermata con delle altre perline. Generalmente io incollo tutto, ora vi faccio vedere, incollo tutto e da questa perlina parte il bracciolo lungo circa 70-80 cm dello 0,30. Adesso per problemi di tempo non sto a incollare le perline, ma si fermeranno con dei nodi laterali. Poi però il sistema migliore è quello di incollare le perline esterne. Realizzo ora un nodo semplice. Tre perline perché una volta che poi sono incollate e hanno più tenuta, diciamo, nel tempo, perché è una lenza che non andiamo a rifare tutte le volte, ma è una lenza che la portiamo spesso anche da un anno a un altro, Una lenza un po' complicata, però è una lenza veramente micidiale per questa pesca. Vedete, ora sto realizzando i nodi di fermo, ma il sistema migliore è quello di incollare le tre perline sopra e sotto la perlina forata a 4. Questo è il sistema per collocare il bracciolo, il finale, che in questo caso ho già pronto. Passo nel foro di traverso e questo è il risultato. Vedete, la perlina forata a 4 con all'estremità, diciamo, le perline che poi dovranno essere incollate. Questo per quanto riguarda il trenino, diciamo, la parte centrale della lenza. Possiamo realizzarla a 4, 5, 6 artificiali. Quello dipende anche dalla praticità che ha uno a pescare con più artificiali, perché poi comunque vanno messi sulla barca, vanno imbarcati quando si prende il totano. Quindi più artificiali abbiamo e più che diventa complesso il discorso. A questo finale fermeremo un moschettone. Moschettone, in questo caso uso il TB 4002 di Tubertini, moschettone con la pancia stondata, perché quando si usa degli artificiali è bene che il moschettone abbia la parte stondata in modo che faccia lavorare benissimo l'artificiale. Qui va benissimo il classico nodo a spirale, come questo. Bracciolo 70-80 cm. Qui ci collochiamo l'artificiale. Tra un artificiale e l'altro io lascio 2 metri e 30, diciamo, fra una perlina forata a 4 e l'altra perlina lascio 2 metri e 30. Nel mezzo al trave colloco una girella e in questo caso è proprio indispensabile utilizzare una girella in acciaio inox come la TB120SS. Primo perché ha un carico di rottura elevato, ma l'altro vantaggio enorme che abbiamo è che non ci farà mai ossido, quindi noi possiamo utilizzare tutte le volte la lenza senza sostituire la girella. Una girella in acciaio inox che non ci fa ossido è il massimo, ad esempio, per realizzare una lenza di questo tipo. Ad esempio la numero 5 è una 130 libbre, quindi è una girella piccola che tiene tantissimo, ma in più non vi si sciupa, non si usura nel tempo. Perché colloco una girella nel mezzo? Per scaricare le eventuali torsioni e quindi averci sempre la lenza lineare, perché comunque poi devo imbarcarla a mano. Imbarcandola a mano, buttandola sul calpestio della barca, più la lenza è morbida e naturale, maggiori e minori sono gli imbrogli poi quando la ricaliamo in acqua. Nell'ultimo, diciamo, artificiale, invece, a questo punto fisso una girella sul trave. Sul trave dello 0,50, come in questo caso.
e dalla girella faccio partire uno spezzone di filo del 30, equivalente a quello dei braccioli derivati, e da ultimo ci colloco l'artificiale. In questo caso avrò l'ultimo artificiale e poi 3, 4, 5, 6 artificiali derivati. Dall'ultimo, diciamo dall'attaccatura dell'ultimo artificiale, lascio circa 12 metri prima di arrivare alla barca, quindi lascio uno spezzone di 12 metri e poi da qui partono tutto il trenino, diciamo, tutta la lenza con gli artificiali. Nel mezzo a questi 12 metri colloco un'altra girella che mi scarica la parte sopra. Dopo questi 12 metri di nylon mi collego alla barca con un elastico, metto un elastico e un segnalatore, posso mettere una starlight, un qualcosa che mi avverte quando l'elastico si allunga della cattura del calamaro. In più poi ho una canna, uno spezzone di canna, non serve una canna con un'azione particolare, basta uno spezzone di un metro di canna, 80 cm, dove ho un rotante che ce l'avremo tutti in casa, un rotante vecchio che non ci facciamo niente, un rotantino, dove ho imbobinato del filo del 60, amen, e questo mi serve per eventualmente concedere filo a più calamari o un calamaro grosso rimasto attaccata alla lenza, o comunque quando aggancio il fondo. Dallo schema, vedete lo schema, e è tutto più chiaro. La velocità, come abbiamo detto, la velocità è di circa 2 nodi e mezzo l'ottimale. Si prendano fino a 2 nodi e 8, 3 nodi anche, però la velocità ottimale tenete presente che è intorno ai 2 nodi e mezzo. Dove, su che acqua si effettua questa pesca qui a traina? Dai 5 ai 15 metri di acqua, sono di profondità, sono le zone diciamo migliori. Posidonia, misto a sabbia, comunque nella zona dove sappiamo che c'è la presenza di calamari. Capita spesso che con 5-6 artificiali si effettuano anche catture multiple, perché quando un calamaro rimane afferrato sull'artificiale emette degli spruzzi di nero e sembra che stia mangiando, va bene, e gli altri calamari si gettano verso questa preda e si accorgono degli artificiali e rimangono attaccati agli altri artificiali. È una pesca che si effettua al tramonto e all'alba, possibilmente con un po' di luna. La luna è un fattore che influisce positivamente sulle catture dei calamari. Con la luna mangiano un pochino più a galla rispetto a quando non c'è luna. Per far lavorare la lenza, ad esempio, più o meno in superficie, si adottano dei piombi a sgancio da 50, 70, 100, 150 grammi. Dove le collochiamo questi piombi? All'incirca a metà di questi 12 metri che dividano il primo artificiale con l'imbarcazione. Io generalmente lo posiziono sotto la girella, 10 cm sotto la girella, colloco il piombo. Ce ne sono in commercio diversi modelli, cioè quelli a tortiglione con le due spirali metalliche, ci sono quelli a sgancio con due mollette. Non ha importanza, basta che sia un piombo delle grammature che vi ho detto, da 50 a 150 grammi. Diciamo, diamo delle indicazioni che con questi artificiali della Seika, con 7 artificiali, generalmente traino con 7 artificiali, si tocca il fondo a 2 nodi e mezzo, con le misure che vi ho dato della lenza, si tocca al fondo 3 metri e mezzo, quindi vuol dire che l'ultimo artificiale pesca 3 metri e mezzo. Quindi su 5 metri, 4 metri e mezzo, riusciamo a passare tranquillamente. Se invece trainiamo su 10, 12, 15 metri, occorre mettere del piombo, ad esempio su 15 metri si mette il massimo 150 grammi, va bene, per far lavorare la lenza all'incirca a 6 metri, 5 metri e mezzo, 6 metri, in modo che lavori quasi a mezz'acqua. Comunque è sempre meglio pescare con due lenze, spesso calamari stazionano a una certa altezza, quindi posizioniamo le due lenze a diverse altezze, una più a galla e una più a fondo, una col piombo e una senza, ad esempio, e vediamo qual è la lenza che rende di più. Spesso, ad esempio, sono attirati anche dalla turbolenza che effettua il motore,
che smuove tutta l'acqua, smuove tutto il fosforo che è nell'acqua, la sera è ben visibile questo particolare, e una lenza rende più dell'altra. Capita spesso che magari renda più la lenza che è nella turbolenza del motore. Un altro particolare, ad esempio, è la direzione. La direzione. Calamaro è come tutti i pesci, vanno controcorrente. Tutti i pesci vanno controcorrente. Solo in alcune occasioni, quando sono spaventati, scappano e scappano anche magari a favore di corrente. Se no, altrimenti tutti i pesci vanno verso la corrente, diciamo, puntano tutti la corrente. E come nella pesca a traina, c'è un verso dove si prende di più. Quando ci accorgiamo che, ad esempio, tagliando il vento si hanno delle catture, ripercorriamo quel tragitto lì sempre, cercando di fare sempre la stessa strada e nello stesso verso, perché spesso non si prendono a favore di vento, ma si prendono contro vento. Allora, a quel punto cerchiamo di andare il più possibile contro vento. Un altro sistema che utilizzo, un altro accessorio che colloco sulla lenza, e devo dire che è veramente micidiale, sono queste lampadine di Tubertini che si chiamano Lures Light. Ci sono tre, sono realizzate in tre colori: bianco, giallo e blu. I colori che mi rendono più di tutti sulla pesca al calamaro sono il bianco e il blu. È una lampadina, ora io l'accendo, basta ruotarla e vedete, emette una luce veramente, veramente attirante, soprattutto per i cefalopodi nel buio. Dove la colloco questa lampadina? La colloco in mezzo al trenino. 2,30 metri da artificiale a artificiale. In questo caso non metto la girella in quel tratto dove monto la luce, perché leggo direttamente il trave sulla lampada. Ho già le due girelle di scarico e la leggo in questo verso, cioè trainando la parte più fine, per fare meno attrito più che altro, la parte più fine rimane verso l'imbarcazione. E questo è veramente un accessorio attirante per i calamari. È una lampadina, tra l'altro, che resiste anche a 800 metri di fondo, quindi non c'è problemi se chi la volesse usare anche per altri sistemi. È nata per il bollentino di profondità e io la utilizzo per i calamari anche. Ha due batterie incluse, comunque durano veramente un'eternità, cioè ci si dimentica di cambiarle le batterie. Come viene avvertita la presenza del calamaro sulla lenza, sull'allamata, anche se poi non è un'allamata, non avendo gli ami, avendo dei ciuffi? Con questo elastico, che come mostra il disegno, si tende e comincia a muoversi. Allora, a quel punto noi rallentiamo la barca, la portiamo intorno a un nodo e mezzo e incominciamo a recuperare la lenza uniforme e lentamente, perché altrimenti rischiamo di perderlo il calamaro, soprattutto se negli ultimi periodi della stagione, come capita nella mia zona, gennaio, c'è la presenza di calamari grossi, di una bella taglia, si parla di 700-800 grammi, un chilo, un chilo e due, sono dei calamari che tirano oltretutto. A quel punto mettiamo la barca in folle e ci lasciamo trasportare dal vento e lo recuperiamo, e lo dobbiamo lavorare quasi come se fosse un pesce, perché un calamaro da un chilo, quando soffia e parte, dobbiamo concedergli un po' di filo, altrimenti se lo teniamo rischiamo di trovarci un baffo, o neanche il baffo comunque, perché il cestello taglia la carne delicata del calamaro. Bello il discorso di quando ne prendiamo due o tre sulla stessa lenza che si aggallano, e a quel punto vediamo i due, tre, quattro calamari aggallati dietro la barca. A quel punto dobbiamo fare attenzione a recuperarli, prenderli delicatamente, imbarcarli tenendo sempre la lenza in tensione, perché non è che è allamato con un amo come un pesce, che l'ardiglione entra e non fa riuscire. In questo caso, se noi cediamo del bando alla lenza, calamaro è facile che si slami, che si liberi. La lenza, generalmente, una volta realizzata, io la colloco su delle rotelle reperibili in commercio. Stacco tutti gli artificiali, tranne l'ultimo. L'ultimo mi serve per individuare il capo
che devo srotolare. E poi, man mano che calo, colloco gli artificiali al moschettone. A questi tipi di moschettoni qua, che come ho detto è il TB4002. Moschettone robustissimo, robustissimo, ma in più con la forma tondeggiante. Vediamo adesso un artificiale. Vedete la bellezza di questi artificiali della Seika? Hanno degli occhi che veramente attiranti. Questa linea fosforescente che di sera si illumina e ha un potere attirante notevoli, e poi questi colori che ho praticamente indicato io alla Seika per la realizzazione di questi artificiali, perché non tutti i colori vanno bene per i calamari, hanno dei colori che prediligano. Ad esempio, un colore micidiale sempre è questo arancio, nero, giallo. Questo è un colore che è micidiale. Un altro colore che fa la differenza con tutti gli altri è questo bianco con questa linea arancione. Poi c'è delle sere prediligano il viola con il fluorescente sotto. E sai, come tutti i pesci, come tutti i predatori, in base alle condizioni di luce, di limpidezza dell'acqua, di momento, prediligano vari colori spesso. Ci sono dei colori base, come ho detto, il bianco, l'arancio, il blu. Questo è un colore, ad esempio, che funziona veramente bene. L'artificiale viene collocato, gli artificiali vengono collocati alla lenza e il movimento, non so se avvertite le sferettine interne, il rumore delle sferettine interne, e il movimento in vibrazione attirano i nostri cefalopodi. Gli artificiali da calamari, avendo dei ciuffi, sono anche difficili da riporre, tanto nella scatola non ce le rimettiamo mai singolarmente, quindi le mettiamo tutti dentro un contenitore. A tal proposito vi è questo accessorio che ci permette di non bucarci col ciuffo e di non, diciamo, non incasinare gli artificiali tra di loro. È un contenitorino di plastica, si chiama Squid Hook Saver, è realizzato in tre misure, piccolo, medium e large, con un'operazione semplicissima. Praticamente abbiamo messo al sicuro i ciuffi dell'artificiale. In questo caso potremo anche lasciarli direttamente sul rotolo, sul disco, va bene, posizionati sulla lenza, ma al momento che non hanno i ciuffi aperti all'esterno, l'artificiale non si imbroglia con il resto della lenza. E poi con un'operazione semplice lo togliamo mentre caliamo la lenza.